Ben ritrovati, siamo sempre al torneo Tassi, la 36esima edizione. Oggi, prima giornata di partite, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi, presso la nostra postazione mobile, il Barcareno, che ha appena disputato la partita, ricordo esordienti 2005, contro Granamica, e vincendo 1-0. Lascerei subito la parola all'autore del gol, che ci spiega com'è andato un po' la partita e come, soprattutto com'è stato il suo gol. Io sono Paolo Gamberini e la partita è andata bene, abbiamo vinto 1-0 e l'azione del gol è stata quando Andrea è partito sulla fascia, un mio compagno, e poi il portiere è uscito, però mi ha visto e io sono andato dentro l'area e me l'ha passata e ho messo la palla in rete e abbiamo fatto gol. È stata una partita. No. Non è presente. Sono Leonardo Sgarzi, gioco il capitano, fascia sinistra o destra. La partita è stata abbastanza difficile nell'ultimo tempo, perché pensavamo di aver già vinto, però potevano farci gol in un'occasione. Come hanno già detto i miei compagni, Emanuele Mazzara, il portiere, la partita è andata bene e nell'ultimo tempo hanno tirato in porta e ho salvato il gol del pareggio e basta. Tu invece chi sei? Vieni più avanti così ti vedono. Alessandro Benelli, difensore. È stata una bella partita, abbiamo giocato di squadra, ci siamo divertiti e abbiamo portato a casa un buon risultato. Molto bene. Tu invece? Allora, sono Edoardo Selleri, gioco a centrocampo. Questa è stata una partita abbastanza difficile, non troppo precisa nei passaggi e tutto. È andata bene però, quindi tutti felici. Molto bene. Veniamo avanti, chi è che non si è ancora presentato? Allora, vi passo il microfono. Sono Rosa Alessandro. Secondo me abbiamo giocato bene di squadra e cercheremo di andare avanti in questo torneo. Io sono Medi, centrocampista. Per me la partita è stata combattuta. Abbiamo portato i nostri obiettivi a casa. Abbiamo vinto. Siamo a posto così. Ecco te. Io sono Nicolò Milioti, gioco difensore. Per me la partita è stata molto combattuta e è andata bene. Sono Edoardo Sforzini, gioco fascia sinistra. Volevo... Vogliamo andare avanti in questo torneo e gli obiettivi ce li siamo portati a casa, anche se questa partita è stata un po' difficile. Sono Igli Gila, sono il difensore. Questa partita è stata molto combattuta, abbiamo giocato bene e ci siamo portati a casa il risultato. Sono Alessandro Costa, la partita è andata bene, ce la siamo giocata, anche se potevamo portare a casa un risultato migliore. Quello che abbiamo portato. Allora lascerei la parola al mister che ci parla della partita dal punto di vista del mister. Mister, nome e cognome, si presenta anche un attimo, grazie. Grazie, ciao, sono Alessio Bonizzato, ho la fortuna di allenare questa fantastica squadra 2005 alla Barcareno. Oggi è stata una partita tosta comunque, perché era la prima partita del torneo, inauguravamo la stagione, i ragazzi insomma erano anche tesi ed emozionati di affrontare la sfida, però direi che sono stati bravi, alcune analisi che hanno già fatto loro sono stati bravi, le abbiamo fatte insieme negli spogliatoi, in effetti potevano forse chiudere un po' prima la partita o essere un po' più
come dire, convinti delle loro capacità, però insomma ci saranno altre partite da fare qua al torneo e siamo contenti di esserci e anzi ringraziamo molto l'organizzazione, sempre impeccabile, veramente bravi. Grazie mister, e lei è la prima esperienza al Tassi, è già, ha già partecipato anche con altre squadre, conosce quindi il torneo? Io ho partecipato l'anno scorso quando allenavo un'altra società e anche l'anno scorso è stata un'ottima esperienza, quindi secondo me è veramente un evento insomma, che si ripete ogni anno e che si aspetta con felicità. Ecco. Voi, l'anno scorso c'eravate voi? Non l'avete fatto voi l'anno scorso? E quindi è la prima esperienza che fate? No, è la terza. No, allora da piccoli con il nostro più o meno primo allenatore abbiamo fatto Mauro Pasini, abbiamo fatto questo torneo e siamo arrivati gli unici 2 anni che abbiamo fatti i secondi. Poi non a perdita, perché abbiamo pareggiato in finale, a reti abbiamo perso insomma. Quindi c'è stata anche una possibilità di arrivare prima. È differenza reti. Voi andate anche a scuola insieme oltre? Alcuni. Giuseppe Dozzi. Andiamo io, Nicolo, Edoardo, Igli, Alessandro Rosa e Alessandro Benelli. Quindi vi divertite, cioè vi conoscete anche al di fuori del... E se non aveste giocato a calcio, se non aveste scelto il calcio, quale sport vi sarebbe piaciuto poter fare? Tornei di briscola. Ippica. Rugby. Basket. 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 Nuoto. Play. Basket. Io ho già detto. Benelli. Nuoto. Mister, lei è allenatore quindi da diversi anni. Chiedo anche a lei, se non avesse scelto il calcio, quale sport le sarebbe piaciuto? Ma esagerando, il surf, guarda. Bella come cosa, perché di solito viene fuori il basket. Molto bene. Squadra del cuore? Bologna. Forza Juve! Eccoci. Calciatore del cuore. Messi. Guardate sempre. Paletta. Allora ragazzi, io vi auguro in bocca al lupo per il torneo e per tutto il resto, per di far bene questo torneo, ma anche tutto il resto, perché poi c'è il campionato, ci saranno altri tornei, ma soprattutto divertitevi. Grazie. Volete salutare? Ciao!